Buongiorno. Sì, siamo su Pokémon Snakewood. Già, in questo ultimo periodo mi sono rifatto l'intero gioco. E no, non sono in camera mia, bensì sono qua, alla Lega Pokémon. E l'ho vinta e oggi, e per altri episodi, non so per quanti, faremo gli extra di Snakewood. Ora, guardiamo il team. Praticamente è quello del let's play che ho portato sul canale, se non fosse per questo Aerodactyl Shiny. Per chi non avesse visto come ottenere questo Pokémon qua, andatevi a vedere il let's play, dato che so che in molti, comunque, da quando portai quel let's play lì, ossia quest'estate, si sono iscritti, quindi se non avete visto il let's play vi invito a vederlo. Detto ciò, come ho già detto e lo ribadisco, andremo a fare gli extra. E niente, ci troviamo alla Lega Pokémon che abbiamo battuto nella scorsa parte. Fa un po' strano dirlo, ma effettivamente è così. Fatemi comprare un po' di iper pozioni di Max Potion, perché signori miei, non è assolutamente finita la situazione. Anzi, vi anticipo che è solo iniziata. La trama va molto avanti, a quanto ho capito. Qua mi drogo di revitalizzanti e simili. Mi prendo anche un po' di Snake Oil. Sì, per chi non ha mai visto Snakewood potrà sembrare molto strano tutto ciò, però, signori miei, è normale. È Snakewood. Niente, andiamo avanti, ci chiamerà Birch. Ho già giocato un pochino a questi extra per vedere un po' com'erano. Allora, un po', vediamo un po' cosa hai da dirci, Birch. Fammi indovinare, Birch. Ehi, hai trovato Swampert? Sì, signori miei, perché per chi si ricorda, dovevamo cercare il nostro fratello che era il campione della Lega, però alla fine non l'abbiamo trovato, insomma. No, non c'era. Tones era un ubriacone, probabilmente ha visto semplicemente un pesce. Potete già capire di che crom stiamo parlando, signori miei. Forse ho scoperto dove sono Landon e May. Davvero? Fantastico. Dove? South Polis City. The Lair of Senex. Lair non so cosa sia. Senex invece era il boss che avevamo battuto. Il ragazzo che stava dietro appunto all'invasione zombie. Un necromante, penso. Necromante, per chi non lo sapesse, sono quelli che fanno magia nera. South Polis, hai detto, è un'isola, quindi ci deve essere un tunnel che la collega alla terraferma, in quanto gli zombie non possono correre sopra l'acqua, come gli umani del resto, idiota. Capisco. Devo cercare un tunnel in Lilikov, giusto? Esatto. Sai, è la prima cosa, è la prima idea fantastica che hai avuto dall'inizio, Birch. Grazie. E niente, signori miei. Ok, quindi dobbiamo cercare un tunnel nella nostra cara Lily Cove, dove nell'episodio 34, se non vado errando, avevamo eliminato una volta per tutti l'orda di zombie. O forse no. O forse no. Che cosa ci aspetta in questo tunnel? Sicuramente tanti Pokémon e tanti repellenti, quindi vado subito ad attivarli, gli infami. Ora, la domanda è: non li ho presi, sono un ritardato clamoroso. Ok, stop un secondo, li vado a prendere. Ok, signori miei, ho preso 17 repellenti, spero che bastino. Preghiamo il divino Drake, visto che siamo in tema, di riuscirci. E sì, avevo fatto uscire un video abbastanza inerente riguardo a Drake. Avevo detto chi ha orecchie per intendere intenda, e difatti qualcuno ci è arrivato. Qualcuno è riuscito a capire questo ritorno del canale. Comunque, ci troviamo in queste qua che sembrano essere delle fogne di Lily Cove City, che a quanto sappiamo potrebbero connetterci alla South Polis City, che dato che ci ha detto che è un'isola, presumo sia, come si chiama? Orocea, no, Ceneride. Allora, questo luogo è un labirinto. Allora, qua c'è un medical kit che non ci serve perché abbiamo i Pokémon già curati. Signori miei, non fate finire l'effetto del repellente perché qua ci sono i Quillfish forti. Mai quanto il nostro Quillshark, ovviamente, però non si sa mai. Ora, sfidiamo un po' di allenatori, vi faccio vedere di che tipo di allenatori stiamo parlando. È gente molto forte. Anima persa, questi qua, perfetto. Roselia livello 66, ok. Il livello è alto, il Pokémon fa un po' schifo, ma non ci interessa. Com'è che non hai usato una pozione? Io ricordavo che tipo le usavano ovunque, le spammavano everywhere proprio. Comunque l'abbiamo devastata. Ovviamente, raga, non vi sfido tutti gli allenatori perché sono una marea. Ecco qua, Crobat al 64 potrebbe essere un problema. Inauguriamo il nostro Aerodactyl con Ancient Power.
proprio power, bella pronuncia, a casa. E poi ci manda Wizzing. Proviamo a tenere comunque lui. Iron Slam quando ti fa? Niente. Destiny Bond. Faccio la fine dell'Arbok del Rocket, mi sa qua. Ma vaffanculo. No, dai. Minchia, fai schifo. Ancient Power di nuovo. Bravo, fai. Porco, ho finito. Dai, attacca. Oh. Oh, senti, mi suicido. Oh, perfetto. Non si andava più avanti altrimenti. Allora, revive su Aerodactyl. E le iperpozioni, sì, ce le ho, le avevo prese, almeno quelle. 1 e 1, 2. Ma quanti cazzo siete? C'è un telefono davanti. Sarò colui che lo utilizzerà. Devo uscire da qui. Ah, ok, quindi mi sa che siete tipo intrappolati, zii. Mi dispiace per voi, sinceramente. Anche se, vabbè, non è che fuori vi siate persi molto. Ancora ero assalto. Se ti... Come? Quando hai avuto la forza di shot? Ma basta con sti full restore, raga. Sta salendo il crimine. Ancora! Ma sei un criminale. Sei un criminale. Non dovresti stare nei campi della Premier neanche con un biglietto. Semi-cheat. Vediamo chi la coglie. Snorlax. Noi abbiamo Breloom con Stramontante. Ah sì, signori miei. Breloom purtroppo non ha Bulk Up. Mossa che ci aiutò tantissimo. Perché sono un deficiente colossale. Gliel'ho fatta dimenticare per sbaglio. Allora, qua sarà tutto un revitalizzare Pokémon, ve lo dico. Comunque sì, non avrete particolari sidebar perché voglio... Anzi, forse non ne avrete nessuna, magari... Ok. Vuoi rispondere al telefono? Ok. Mystery Caller. Ho una missione per te, puoi accettarla? Di cosa si tratta? Accettala e te lo dirò. Ok, accetto. Cos'è? Molto tempo fa ho perso un oggetto quando la nave stava... Quale nave? Ok, la nave è naufragata durante una tempesta. Ho bisogno che tu lo ottenga. Dov'è? Alla misura di una palla da calcio. È appuntito come un cono rotondo fatto di pietra. Lo puoi trovare... Ok, questa cosa qua me l'ero effettivamente persa, signori miei, Non stavo fingendo, non l'avevo notata. L'effetto, ok, pensavo fosse un'altra cosa strana. Ah sì, signori miei, poi ovviamente non ve lo sto neanche a dire. Ci saranno tutti i leggendari da catturare. E ce ne sono. Cos'è questo cartello? Regurgitation Pumping Station Head. Ok. Traduzione, please. Aiuto, non sto capendo nulla. Tu che nuoti nella merda. Mi sono... sì, sì, infatti ci sta Wylord, no? In queste zone qua sono molto, molto comuni. Allora, adesso ti mando lui e ti faccio un Giga Drain che non ti fa niente. Ok, Skya... Ok, cazzo, Quillshark. Ecco, qua ad esempio Golem sarebbe servito. Ovviamente, signori miei, Golem non l'ho preso per un motivo molto semplice, ossia mi scassavo ad allenarlo. Dopo averlo fatto una volta, sinceramente, non ci tenevo a farlo un'altra. Giù. Ok, Gyarados, merda. E qua non ho neanche... Mi stava scappando un rutto assurdo. Non ho neanche mosse di tipo elettro. Provo a farti un po' di Poison Slash. Avvelenalo. Neanche per sbaglio. Ok, perfetto. Ok, si deve ricaricare però. E allora qua io ne approfitto per aprirti. Ole. E sì, i livelli sono questi, signori miei. E sono alti. Fin troppo alti. Ok, comunque quello lì ci ha detto di cercare un oggetto in una nave naufragata. Quindi immagino che si trovi sul percorso, per intenderci, quello fra Bluruvia e Porto Selcepoli. Percorso che, se vi ricordate, noi abbiamo già... Ok, tu ami gli Shinx. Mi fa un piacere assurdo, però, cara... E tu invece cosa ami? Ah, ok, tu sei il ragazzo del... Ok, bene, e io devo trovarti uno strumento, ma è qua lo strumento? Questa è la vera domanda, raga, non lo so, sapete? Cercherò di informarmi... raga, se Zuelov dovesse reggere anche solo un attacco, fatemelo sapere. Sciottalo! No, ok, è morto. Dicevo, vedrò di informarmi fuori parte per sta storia qua, che mi puzza abbastanza. Questo qua utilizzerà sicuramente, minchia, ci avrei scommesso i coglioni, giuro.
Ole, giù. Meno male, raga, che c'è Explode che ci para il culo. Meno male che iperraggio in questa gen qua vi ricorda una mossa di tipo sì normale ma fisica, dato che tutte le mosse di tipo normale erano appunto di tale specialità. Portatemi in un manicomio perché non so cosa sto dicendo. Ok, queste due qua sono molto simpatiche. Assolutamente no, infatti sono Slimemon Jarbess, che non so cosa voglia dire, però sembrano tipo degli zombie. E hai un Weezing, la cosa non mi fa assolutamente piacere. Io ti mando qui il Shark che dovrebbe... Signori miei, ci si torna ad incazzare. Ma no! No! Allora, Giga Drain. Ok, te ne faccio, bravo, fai Earthquake che non mi fai nulla, zio. Perfetto, Brillum al 57, Quillshark ancora. Ti mando Explode, ti faccio un Hyper Beam, minchia, mi sa che mi apre no, 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 ho finito i pipì di questa, no. No, mi sa che, ok, forse è meglio se, ok. Calma, 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 ce l'ho l'Hyper Raggio tuo, sì, ne ho, ma marco due, no. E mo? Sì, il figlio di puttana si cura, strano. Whirl! Vi giuro ci stavo sperando. Allora, Aerial Ace. Dai, dai! No, no, ancora, non ci credo. Vabbè, mi sono pure avvelenato. Gesù! Vai giù! Reggi! No! Sì! No! Sì! Sì! Come ho vinto! Come ho vinto! Non, oddio! Questa mi è piaciuta assai. Allora, io però mi devo sbrigare perché devo arrivare a un punto, perché sì, questo punto qua l'ho già fatto, in cui c'è una cosa molto interessante e della quale speravo di essermi liberato dopo il 37esimo episodio, ma ovviamente non è così. Ok, fa divinazione il simpatico, io ti faccio volo, ti faccio missile divinazione, Aerial Ace. Ok, mi sa che ti... non sei ricaricata! Dio esiste! Allora... ok, lui si piglia la divinazione. Ti faccio fare... minchia, l'ho bruciato. Che culo. Cos'è? Oddio, aspettate. Memento. Tra l'altro nel video che avevo fatto uscire un po' di tempo fa sulle mosse più inutili, qualcuno ha citato appunto Memento. E diciamo che non hai tutti i torti, caro mio. E nel frattempo non va giù. Ora sì però. Ole, Dustax, come mi piace pronunciarlo a me. A me, minchia, ho perso l'accento milanese improvvisamente. Ti faccio un quick attack e vai giù per... ok, questa qua devo dire che mi ha un po' deluso. Me la sono cavata abbastanza facilmente, direi. Ora, super pozione a Ninetales, perfetto. E proseguiamo, il repellente sarà attivo. Ok, qua signori miei, non mi ricordo, no, ok, non era qua, scherzavo, bella battuta. Finito l'effetto del repellente, ok, qua dovrete premere questo coso. Ve lo dico in anticipo perché gli altri sono inutili, non so proprio il loro motivo. Andando qua si aprirà questo varco. Signori miei, sì, sto controllando i miei Pokémon, sto vedendo di curarli. Comunque se vedete qualche strumento diverso è perché magari ho esplorato un attimino di più la zona. E non è che, come ho già detto, ho rifatto l'intero gioco per portarvi questo, cioè non tanto per portarvi... ok, mi si era bloccato un attimo. Non tanto per portarvi questo video, cioè per carità anche, però mi andava proprio di rigiocarlo. Ok, porca troia, mi ero dimenticato di sta cosa. Allora, vediamo se mi ricordo. Non me lo ricordo. A casissimo proprio. Allora, forse era tipo così, così, così di nuovo. No, così, così, così. Così. Sì, perfetto. Ok. Ah, qua c'era un medical kit, ok, come sprecare delle pozioni, parte 1. Questa è la fine delle sewer, che credo siano fogne. Dietro questa porta c'è Senex, il mio destino mi aspetta. E invece non c'è Senex. Maledizione. Avevo uno strano presentimento che non ci fosse Soot Polis. Glace, eccolo qua. Come dato che tu non avevi nessun dubbio, questa è una trappola. The lever. Ah, il pulsante che avrebbe spento l'altra cascata. Ah, ok. Ci hanno spaccato i pulsanti che ci avrebbero portato a Soot Polis. Perfetto. Ottima idea, Birch. Cosa?
Niente, stavo solo maledicendo colui che ha avuto l'idea di venire qua attraverso le Sea World. Ciao! E fuggiamo maledettamente, proprio da infami. Ok, eccoci qua. Wow, scappare da queste scale è molto difficile. Farei meglio ad andare avanti. Sento dei passi. So che sei lì, Creepy. Non puoi andare molto lontano. Non lo sai? Certo, like hell I can't. Deve essere un modo di dire loro, degli inglesi. Tradotto letteralmente sarebbe come l'inferno, non posso. E quindi, boh, non saprei come tradurlo in italiano. Posso vederti, Creepy. Ciao, caro mio. Posso batterti, Glaze. Non avvicinarti. Se pensi di poter vincere, perché non ci provi? I suoi occhi sono diventati neri. Non penso che intenda una battaglia Pokémon. Penso che intenda magia. È momento di correre. Io non sto facendo niente, signori miei, ovviamente. Sono completamente fermo. Come? Il Taoist è uno con il Tao, che è ovunque. Ergo, sono ovunque. Non importa dove tu vada. Che simpatico questo Glace. No, no, come puoi essere qua? Non mi hai ascoltato? Sei solo un bambino arrogante. Credi davvero di avere una possibilità? Abbiamo giocato con te per troppo tempo. Le battaglie della vita reale non sono come quelle dei Pokémon, ma si fanno con il cuore e le anime degli uomini. E io posso distruggere queste anime con niente, ma una. Con niente, ma una onda delle mie mani. Che cosa sta succedendo? Addio, Creepy. Quindi era tutto un sogno, oh grazie a Dio. In ogni caso, andiamo giù e facciamo colazione. Sì, signori miei, non vi dico niente, penso che abbiate intuito. Creepy, veloce, guarda la TV. Professor Birch, il padre del Bride non è tipo dei. Bride è allevamento, tipo. Ha detto: non potrei essere più felice. Più felice. Davvero non potrei. Ah, ok, non ci sarebbe marito migliore per me di Landon. Sembra che stia diventando la più grande storia della settimana. Tuo fratello e May si sono sposati. Forse dovresti andare giù a prepararti per il matrimonio. Mamma? Che cosa c'è, caro? Oh mio Dio, Glace! Sono io, caro. Sono tua madre. E saltiamo sui tavoli. Sì, come vedete, è proprio così. Parlando con Onuko, con tutta la gente, insomma, noteremo che questo è Glace e ci porterà qua. Parlando con qualsiasi persona, signori miei, sarebbe successo. Detto ciò, io vi do appuntamento alla prossima parte degli extra di Pokémon Snakewood. Se il video vi è piaciuto, vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che troverete non nella sidebar stavolta, ma all'inizio del video, come facevo nel santissimo Pokémon Snakewood. E passate dai social in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.